Ciao a tutti e benvenuti nella nona puntata degli Stadi del Calcio. Oggi parliamo di nuovo di una squadra estera e parliamo del Bayern di Monaco. E in questo video ovviamente analizzeremo dove ha giocato il Bayern Monaco, vi racconterò un po' di cose parleremo appunto di tutte le partite del Bayern Monaco in questi stadi e anche le prime vittorie della Juventus in questi. Cominciamo subito dunque con il primo stadio del Bayern Monaco, che il Bayern Monaco ha usato dal 1900 al 1908. Non è un vero e proprio stadio, ma era un campo sulla, scusate la pronuncia, Karl Theodor Strass. È un campo da gioco dove il Bayern Monaco ha cominciato a giocare, era in una via, un campo di una via, quindi pochissimo pubblico, però per iniziare andava molto bene. Da lì, nel 1908, si trasferì in un altro campo sulla Leopoldstrasse. Qui invece è andato a ingrandirsi perché comunque in questo campo da gioco ci stavano ben 8.000 posti. Questi 8.000 posti, molti di quelli scomodi, però comunque consentivano al Bayern di cominciare ad avere un pubblico un po' numeroso. Nel 1926, fino al 1972 avviene un trasferimento abbastanza importante. Il Bayern Monaco si trasferisce al Grünwalder Stadion. Questo stadio è ancora adesso lo stadio attuale del Monaco 1860 e delle giovanili e femminile del Bayern Monaco. Ha 12.500 posti. È lo stadio di maggior storia di Monaco, di Baviera. E il Bayern qui che comincia a avere il pubblico, cioè come posso dire, ad avere maggior numero di gente a vedere le partite e comincia anche la sua storia europea. Bayern Monaco lo conosciamo, ha vinto tanto, tanto, tanto anche in Europa, non solo in Germania. La Juve col non ha mai giocato. Infatti, io prima non ho parlato delle partite della Juve sui primi due campi perché questa premessa la faccio adesso. La Juve non ha mai giocato col Bayern Monaco prima del 1900, degli anni 90, insomma, del 1990. E quindi col Bayern Monaco non ha giocato neanche nel Grünwalder Stadium. Però c'è un amichevole del 1924. La Juve fece una tournée in Germania, giocò con tantissime squadre, l'Hannover, il Werder Bremen, eccetera, giocò con Monaco 1860 in questa struttura e vinse 2-1 con la doppietta di Levratto, unica partita che la Juventus ha disputato in questa struttura. Nel 1972, complice anche la costruzione dello stadio per le Olimpiadi, appunto di Monaco, il Bayern Monaco, così come il Monaco 1860, si trasferiscono all'Olympiastadion. Olympiastadion di Monaco cambia ovviamente il numero di posti perché passiamo dai 12.500 del Grünwalder al 69.250, quindi più o meno 70.000 posti dell'Olympiastadion e quindi stadio sicuramente più importante e che per gli anni 70 era veramente uno stadio modernissimo per i tempi di allora. Bella la struttura, anche un bel terreno di gioco. E Bayern tra l'altro vince praticamente quasi tutte le coppe europee qui e nella sua storia le vince praticamente quasi tutte qui. La Juventus vince per la prima volta in partite ufficiali nella Champions League 2004-2005 grazie al gol di Alex Del Piero, quindi Bayern 0 Juventus 1. In passato però va anche detto che la prima partita in assoluto fu appunto nel 92, nell'addio al calcio di Klaus Adenthaler, la Juventus aveva vinto 4-0 proprio all'Olympiastadion. Però partite ufficiali dobbiamo citare la partita contro il Bayern Monaco nel 2005-2006 con gol di Del Piero. Nel 2005, o meglio, dal 2001-2002, cominciano Monaco 1860 e Bayern Monaco a studiare un piano per creare un nuovo stadio, perché l'Olympiastadion è bello, è quello che volete, ma non è adatto al calcio che stava arrivando, cioè alla nuova era del calcio. È uno stadio troppo antiquato per il periodo e decidono appunto di costruire l'Allianz Arena. L'Allianz Arena diventa il campo di gioco di tutte e due. Dal 2005-2006.
Dati i problemi economici del Monaco 1860, il Monaco 1860 vende totalmente, visto che era uno stadio di proprietà di entrambe le squadre, vende la sua metà della proprietà dello stadio al Bayern Monaco, che comunque gli lascia la possibilità di giocare in questa struttura. Fino al 2017 anche il Monaco 1860 ha giocato all'Allianz Arena, poi per tornare al Grupp Walter Stadion. Quanti posti fa l'Allianz Arena? Fa 75.000 posti, quindi 5.000 più o meno in più dell'Olympio Stadion. Però è uno stadio nettamente più innovativo, molto più bello, molto più moderno e adatto al calcio di oggi. In questo stadio qua la Juve non ha mai vinto e il debutto della Juve in questo stadio è stato in un Bayer Juve 2-1 con Ibra che aveva ridotto lo svantaggio iniziale di 2-0 nel 2005-2006. Ragazzi, sì, citiamo che la Juventus eSport con Hettorito ha vinto contro il Bayern Monaco 2 settimane fa all'Allianz Arena, quindi se vogliamo considerare quella come prima vittoria ufficiale, però un po' forzata, inamichevole, ripeto, di PES 2020. Quindi. Ragazzi, a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento con i prossimi video del canale. Ciao a tutti!